Il femminismo è anche immagine. Queste luci soffuse, dei corpi che si incontrano, magari corpi non classici, non canonizzati, queste facce incollate. Davide, il lancio di una clip è troppo lungo così. Beh, era un po' di poesia iniziale nei cancelli del cielo. Hai rotto il cazzo. Il porno femminista. Si può fare un cazzo qua. Ciao, come va? Bene. Sono un po' emozionato. Anch'io. Ho dell'ansia da prestazione, la mia prima volta. E, Slavina, giusto? Mm-hmm. Ti posso chiedere come mai Slavina? Intanto perché sono un disastro naturale. E poi perché quando l'ho scelto, che era tanti anni fa, era il periodo che scoprivo tutte queste cose dei giochi del BDSM e quindi insieme al significato della Slavina, come c'era quello di slave. Slavina, non l'avevo proprio pensato. Non ci avevi pensato, vedi? Sono una doppiatrice di film porno. Mainstream. Mm-hmm. Eh sì, sono quelli che hanno i soldi per doppiare e che anche hanno l'interesse ad avere un pubblico che capisce. Scusa, quello... Danilo, che cazzo... Perché sta cosa? Sei in campo, sei completamente in campo. Non prendere iniziativa, stai... Dicevi, scusami. Niente. Mi spieghi che cos'è il porno femminista? Perché... Io mi sono un po' informato prima dell'intervista e ho cercato, per una questione proprio di preparazione mia, su vari siti internet e ho visto un sacco di categorie, Interracial, Chubby, Curvy, Teen, femminista non l'ho proprio... Il porno femminista è tutto quello che non è la pornografia mainstream. Il porno nasce come strumento di controllo. È sempre stato considerato una produzione culturale bassa, minore, però in realtà ha insegnato e insegna come si fa l'amore, si fa sesso. Lo ha insegnato intanto centrandosi su un target privilegiato e un tipo di sguardo, che è lo sguardo maschile. Il porno femminista nasce come, diciamo, risposta positiva alla questione come rappresentiamo il sesso. Ma a questo punto ti chiedo, che cos'ha il porno femminista che il porno mainstream non ha? Che cosa vedi quando vedi un porno mainstream? Vedi dei corpi che sono tutti parcellizzati. Non vedi un corpo intero, non vedi una dinamica intera, vedi dei brandelli. E questo appunto è una maniera che ha avuto il porno di educare il nostro occhio a considerare alcune zone come eccitanti e altre no. E poi abbiamo un certo tipo di ritmo, che è il ritmo, quello della masturbazione maschile, di cui tu forse sai più di me. Nel porno, diciamo così, femminista abbiamo dei corpi che sono interi, dei corpi che magari non hanno questo aspetto di essere finti o di plastica. Io guardo tantissimo amatoriale. Spesso sono inquadrature brutte, corpi interi, webcam accesa, 2 ore di muro. Poi a un certo punto arriva un signore indiano di 60 anni, un'altra mezz'ora di lui che guarda il computer. Quella roba lì, secondo me, è diversa dal porno mainstream. Davide, non esiste amatoriale. No, Slavina. L'amatoriale è come il patriarcato. Esiste e piace a moltissime persone.